voci amici, come vedete anche oggi bellissima giornata di sole. Io volevo andare a fare fuori quel lavoretto che vi avevo detto, ossia sistemare i fiori e rinvasare quelli che dovevo rinvasare. Invece niente, mi ha chiamato mia mamma che vogliono andare da un'altra serra. Quindi niente, ho detto di sì, vado con loro e penso che farò altri danni, non lo so, vedremo un pochino. No dai, non devo prendere niente, però sapete, quando mi trovo davanti a una meraviglia, molte volte non so resistere. Comunque vedrò giusto se c'è qualcosa che mi interessa, ma se proprio è un'offerta che non potrò farne a meno, la prenderò. Dai, vi porto con noi, vediamo se poi faccio qualche altro danno e vi aggiorno dopo. Thank you.
casa, ragazzi, niente, non so se avete visto la meraviglia di quel posto, mamma mia, uno spettacolo, però ho fatto da brava, non ho preso niente, bravissima. Nulla, è già ora di pranzo, sono 1:15, corro a prepararmi il pranzo, poi magari dopo, se riesco, ci mettiamo fuori a rinvasare un pochino le piantine che ho preso gli altri giorni. A dopo, ragazzi. Allora, rieccomi. Io ho finito di pranzare, ho sistemato anche la cucina. Adesso volevo andare fuori a rinvasare quelle piantine, altrimenti poi non ce la faccio più. Anche perché oggi è una bella giornata, se non ne approfitto oggi, non lo farò negli altri giorni. Quindi niente, ci trasferiamo fuori, ho intenzione di rinvasare le violette che avevo preso, anche se ormai sono sfiorite, però purtroppo ho fatto brutto tempo tutto questo tempo e niente, sono rimaste nei vasetti e un pochettino sono sfiorite. Comunque penso che travasandole poi in quelle vaschette che avevo preso apposta, secondo me dovrebbero rifiorire, anche perché magari buttando il seme riesce a ricrescere la piantina. Quindi niente, vado a fare almeno quelle cose, mentre i ciclamini non li tocco ancora perché volevo travasarli in una ciotola tonda. Non so ancora quando riuscirò a comprarla, forse riesco domani, perché forse domani andiamo al mercato fuori paese con i miei genitori, quindi forse riesco a trovarla lì. Comunque adesso andiamo fuori e facciamo almeno un paio di cosine, così ce li sistemiamo i fiorellini. Vi faccio vedere anche come li ho sistemati nella serra fuori, perché se non sbaglio non ve l'ho ancora fatto vedere. Allora, ecco qua. Vi faccio vedere anche le piantine del Lidl che stanno crescendo. Belline. Comunque l'ho messa qua la serra e qua ho messo tutti i fiori. Adesso andiamo e rinvaso almeno queste violette qua.
Allora, ecco qua, ho rinvasato almeno le violette che, come vi dicevo, certe stavano cominciando a sentirsi male, come questa, poverina. Vabbè, pazienza, dai, magari si riprende. Quindi ho rinvasato quelle e poi ho travasato anche questi garofanini, che non so se ho fatto bene perché ho visto che stavano esplodendo di radici. Boh, speriamo che riescano comunque sia a sfogare magari in orizzontale, perché non sono riuscita neanche a disfare poco poco le radici. Quindi boh, non lo so. Questo qua è meraviglioso, ha un colore splendido. Questi li avevo presi alla Lidl, questi due, mentre questo dal cinese mi pare. Niente, gli ho messo il terriccio, però ho visto che è abbastanza umido, quindi per adesso io non vado neanche a innaffiarli. Semmai li do un po' di acqua domani. Tanto per ora me li tengo qua. Poi quando Andrea sarà a casa cercheremo di metterli, perché in teoria io questi li ho comprati, i vasconi, per metterli dall'altra parte, dalla parte della strada. Però non so se, boh, se li metteremo lì alla fine o se li terrò qua. Vediamo un pochino. Più che altro stavo pensando che se domani andiamo al mercato vorrei prendere qualche fiorellino da mettere anche qua. Queste sono le vaschette che avevo messo l'anno scorso per piantare la passiflora, ma purtroppo qui da me, come vedete, è morta anche quella. È rimasta soltanto, stanno germogliando adesso queste piccoline. Però sinceramente non so, perché se dovrei trovare un fiorellino abbastanza resistente al vento, perché qua soffia tantissimo, infatti non so l'audio, ma penso che si sentirà anche dall'audio. Quindi vedo se al mercato trovo qualche fiorellino abbastanza resistente da mettere qua, lo compro, almeno per fare un po' di colore qui in questo muro così. Altrimenti, boh, vedremo un pochino. Vedremo. Ragazzi, io vi saluto direttamente qua, perché tanto tra un fiore e l'altro, una serra e l'altra, penso che il video sia uscito abbastanza lungo. Quindi io vi saluto direttamente qua, vi mando un grosso bacio, come sempre vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in queste avventure in serra. Spero di avervi regalato un attimo di felicità, perché i fiori sono anche quello, riescono a rendere felici e a dare gioia. Quindi spero un attimino di avervi allietato le giornate. Io domani andrò al mercato con i miei, vedrò un pochino cosa riesco a trovare. Se vedo che il video è abbastanza breve, ok, vi aggiungo qualche clip lì. Altrimenti ci vediamo direttamente al prossimo video. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo al giorno dopo. Io sto aspettando che arrivino i miei, sono già pronta. Così andiamo al mercato fuori paese, come vi avevo detto. E penso faremo anche un giretto al Lidl, Eurospin. Ma non so se comprerò chissà cosa, giusto magari un po' di rifornimento di verdura e un po' di frutta forse. Comunque vi porto con noi e vediamo un pochettino cosa troviamo. Rieccomi a casa appena tornata, ora vi faccio vedere subito quello che ho preso un pochino di cosina, anche perché c'era qualche offertina al mercato e qualcosina sia la Lidl che l'Eurospin, niente di che, però giusto un po' di rifornimento. Giro la telecamera e vi faccio subito vedere. Allora, cominciamo dal mercato. Non ho preso niente di che, ma c'erano le spigole in offerta, quindi ho preso 4 spigoline e anche 2 orate, che eccole qua, sono sotto. Giusto 2 orate per stanotte e giusto 2 spigoline da avere così di riserva in freezer. Poi da pescivendolo qua in paese ho trovato in offerta le arselle. Queste sono arselle bianche, normali, però erano in offerta a 4,90, quindi era da tantissimo tempo che io non le mangiavo. Ne ho approfittato, gli ho mandato un messaggio, me le ha messe da parte per fortuna, e quindi ho preso 2 kg di queste arselle bianche.
E qualcuno di questi, praticamente sono dei merluzzetti panati che mi sono molto comodi anche magari per farli per lavoro di Andrea. Quindi magari li cuoce la notte prima, lui se li porta a lavoro, la mattina li scalda poi al microonde e se li mangia per pranzo. Questi a lui piacciono tantissimo. Questi hanno una panatura con patate, dovrebbero essere. Comunque, corro a mettere questi in freezer, sistemo un attimino il pesce in frigo e torno con la spesa. Allora, faccio prima a posizionare tutto sul tavolo e farvela vedere così la spesa, tanto non è niente di che. Partiamo da Eurospin, quasi tutto in offerta, forse tutto in offerta. L'unica cosa che non è in offerta erano questi due paninetti integrali. Sono proprio piccoli, piccoli, ma li ho presi apposta per me perché li avevo già provati ed erano molto buoni questi. Quindi niente, li ho voluti prendere giusto per oggi per pranzo. Poi, sempre in offerta. Anzi, in offerta c'era questo cioccolato extra fondente della Dolciando al 90%. Allora, mangiato così, ragazzi, è parecchio amaro, però siccome io nella dieta avevo il cioccolato 90% della Lindt, avevo poi confrontato gli ingredienti, pressappoco erano gli stessi, quindi a sto giro era in offerta questo e mi sono fatta un po' di scorta, anche perché una volta ogni tanto, quando magari non faccio la merenda a metà mattina, magari la sera sulla frutta vado a sciogliere un cubetto di cioccolato e lo metto sulla frutta, la metto un attimino in un frigo ed è qualcosa di buonissimo, la frutta fresca col cioccolato fuso sopra che poi ridiventa croccante. E mangiato così non è molto, molto amaro, proprio si fa mangiare, buonissimo. Quindi ne ho preso due, poi in offerta questo bastone di salame che ad Andrea piace abbastanza, quindi gliel'ho preso così almeno una volta ogni tanto si mangia questo. Poi c'erano in offerta questo gran tramezzino integrale che io non ho mai provato, se non sbaglio non l'ho neanche mai visto lì in vendita. Però ho controllato gli ingredienti che non sono malaccio, quindi ho detto: ma sì, per quelle volte in cui mi va un po' di pane fresco e non ne ho in casa, e magari questo è proprio per tramezzini, quindi è bello morbido. Così l'ho voluto provare, l'ho voluto prendere appunto per provarlo anche perché era in offerta. Poi, non in offerta, ho preso queste sfogliatine zuccherate, così per avere qualcosa per fare la merenda Andrea, magari quando torna da lavoro, gli va di sgranocchiare qualcosa, ho preso queste qua, che a lui piacciono tantissimo. Poi, per lo stesso motivo, stavolta in offerta, ho preso questi qua, che sono i Simil Mikado, diciamo, che sono buonissimi quanto quelli originali, però erano in offerta a 1,09 euro, se non sbaglio, comunque un prezzo molto conveniente. Quindi ne ho approfittato e ne ho preso due pacchetti, anche perché Andrea una volta che se ne prende in mano uno lo finisce tutto. Sempre come merendina o snack così, ho preso questi qua che l'altra volta non ho preso perché non erano in offerta e costicchiavano. Stavolta invece erano in offerta 1,19 euro se non sbaglio e quindi li ho voluti provare a prendere così magari Andrea se li può portare anche al lavoro. E sono queste barrette con arachidi, mandorle e cioccolato fondente. Sembrano buone. Li assaggeremo. Poi in offerta ho preso un paio, ma giusto un paio di pomodorini di questi Camona, anche perché erano carissimi. Erano, se non sbaglio, a 3,70 euro. Ne ho visti tanti al mercato, alla fine non li ho presi lì, ma li avessi presi li avrei fatto meglio perché erano più cari all'Eurospin. Poi in offerta c'erano le spinacine che noi prendiamo sempre, quindi siccome ho finito la mia scorta in freezer, le ho ricomprate perché come sapete le faccio magari per portare al lavoro Andrea, oppure magari le cuocio, poi le taglio a striscioline e li faccio, diciamo, il kebab anziché usare la carne di pollo. A volte utilizzo le spinacine e gli piacciono anche mangiate così. Poi, sempre per scorta, due di questi succhi all'ananas che Andrea beve soltanto succo, alla fine Andrea beve succo. E poi giusto un paio di cetrioli, perché sì, era un'offerta a 99 centesimi, ma secondo me non è ancora periodo di cetrioli, quindi ne ho presi giusto 4 per avere in casa qualcosa di fresco e magari quella volta che non voglio stare a farmi insalate, sono di fretta, mi mangio un cetriolo e io li adoro. Ora sistemo questa spesa e poi passiamo alla spesa della Lidl. Rieccoci, spesina Lidl, velocemente. Allora, un pane di questi qua alla semola, perché ho un altro, l'ultimo pezzettino di pane fatto in casa, però oggi è venerdì, quindi non voglio andare a rifarlo nuovo per il fine settimana, perché poi sabato a cena mangiamo la pizza, la domenica a pranzo magari molte volte non ci siamo, quindi
per mangiare il pane quando ci serve, ho preso uno di questi. E poi un paio di morbidini, perché era da tantissimo che non li prendevo, quindi ne ho preso giusto un paietto. Poi ho preso uno di questi dessert proteici, che sono veramente buoni, e per quelle volte in cui magari mi va qualcosa di cioccolatoso e non so cosa mangiare, anziché mangiare qualcosa di schifezza, mi mangio, non dico uno di questo perché non lo mangio tutto insieme, ma mi mangio un po' di questo. Anche se l'ultimo che avevo preso se l'è finito ieri Andrea, cioè l'ha aperto e se l'è mangiato tutto, quindi Moni è rimasta senza niente. Quindi alla fine l'ho preso anche per quello. Poi due pacchi di valeriana, che come sapete compro sempre, ormai io insalata a foglia verde non ne compro più perché essendo solo a pranzo, e quindi io solitamente l'insalata così me la faccio a pranzo, di sera a cena non mi va tanto l'insalata fresca, quindi mi rimaneva magari la lattuga aperta, si faceva brutta, poi dovevo andare a lavarla, tagliarla, qui e là, niente, alla fine mi piace tantissimo la valeriana, la preferisco. Non butto mai niente, e quindi due pacchetti di valeriana. Poi c'era in offerta questa pasta di legumi che io avevo già provato e mi era piaciuta molto, anche ad Andrea. Quindi alla fine l'ho ripresa, ho preso un pacco di questi fusilli con 100% farina di lenticchie, buonissima. E sempre fusilli con 100% farina di piselli, buonissima anche questa. Solitamente io vado a farla col sugo, perché ad Andrea col sugo oppure con l'olio semplice, perché ad Andrea non piace burro e salvia, altrimenti secondo me ci starebbe molto bene anche burro e salvia. Però al sugo è più che accettabile. Poi ho trovato, non so, forse la settimana scorsa, cioè la settimana americana o questa settimana, non ricordo. Comunque ho trovato quei soliti popcorn caramellati, dolci, e alla fine li ho presi per Andrea così se li sgranocchia come torna dal lavoro. Poi in offerta c'erano gli asparagi, quindi ne ho preso due mazzi perché venivano 1,99 euro l'uno, e a noi questi piacciono tantissimi. Io li vado a fare al forno o anche semplicemente in padella, oppure se volete farvi un risotto. Comunque sono buonissimi, fatti in tutti i modi. Io li compro sempre quando li trovo in offerta, perché altrimenti costano un botto. Poi ho preso un po' di banane perché non ne avevamo più. Un paietto di zucchine che erano in offerta 1,29 euro. Erano abbastanza belle, quindi gli ho prese un paio, anche se ne ho ancora un po' in casa. Poi ho preso le mie solite carote, ne ho preso una confezione soltanto stavolta, tanto per una settimana mi basta, e alla fine ho visto che o con i miei o con Andrea vado almeno una volta ogni settimana a fare la spesa, quindi per una settimana sono a posto, ma non prendo più tanta roba perché tanto poi mi dura troppo e si comincia a fare brutta, quindi una settimana ci basta. Quindi una confezione basta e avanza. Poi c'erano in promozione questi pomodori che avevo preso l'altra volta, questi pomodori di pacchino. Questo è un pomodoro costolutto, se non sbaglio. Sì, mi sembra si chiami così comunque. Ed erano buonissimi. Stavolta sono un po' più chiari di colore, non sono belli colorati come l'altra volta. Spero siano saporiti lo stesso. Comunque ne ho preso due confezioni perché erano in offerta ed erano molto molto buoni. Poi in offerta c'erano i pomodori ciliegino a 1,99 se non sbaglio, e come sapete io almeno una confezione la compro sempre perché se non sono molto saporiti mangiati così la utilizzo per cucinare, quindi magari per fare il pesce fatto in padella col pomodorino, col pomodoro al secco, io li utilizzo più che altro per cucinare questi qua. Poi in offerta c'era lo stand della Duck. E quindi, non l'ho mai provato di questa marca, sinceramente. Ho provato sempre quelli di sottomarche. Però a sto giro c'era quello proprio Duck in offerta, quindi l'ho voluto provare. E c'era sia il dispenser con la ricarica, in offerta 1,89 euro, se non sbaglio. E quindi l'ho preso così, a questa fragranza marina. E poi c'erano anche le ricariche. Queste sono due ricariche e stavolta la ricarica l'ho presa al gusto lime. Comunque riproveremo. E poi come sapete in omaggio danno le piantine, quindi ne hanno dato una a me, una a mia mamma, e io me le sono beccata tutti e due. A sto giro ho trovato, oh poverina si è suicidata, ho trovato la fragola, ecco qua, lo trovate scritto qua dentro, e la borragine. Poi dopo pranzo, perché adesso vado a sistemarmi tutta la spesa, mi preparo il pranzo, mangio, e poi dopo pranzo andrò a piantare
andrò a seminare anche queste piantine. Alla fine, se non sbaglio, il crescione è già cresciuto e l'app mi dice già di trapiantarlo in un vasetto più grande. Quindi dovrò andare a fare anche quello stasera, altrimenti poi mi dimentico. Comunque, niente, vado a sistemare tutto e basta. Ragazzi, niente, io vi saluto direttamente qua, tanto penso che tra questo spezzone e quelli che vi ho girato sia ieri che... No, era ieri, all'altra sera sono andata ieri. Quindi penso che comunque sia come minuti esca un video abbastanza lunghetto. Niente, vado a prepararmi il pranzo, io vi saluto qua, vi mando un grosso bacio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!